Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo una zuppetta di alici piccantina. Vediamo gli ingredienti. Ho preso circa 1 chilo di alici, però le ho già curate, sono 650 grammi. Una cipolla piccola, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiai di capperi sott'olio, 3 cucchiai di olive taggiasche, dell'origano, pepe, peperoncino, sale, olio extravergine d'oliva e 400 g di pomodori pelati che ho già passato con i passaverdure. E cominciamo! Eccoci! Allora, ho messo l'olio extravergine d'oliva, ho tagliato la cipolla a rondelle, poi adesso mettiamo l'aglio schiacciato, così, facciamo rosolare qualche minuto. Così. Aggiungiamo i capperi, aggiungiamo le olive, aggiungiamo il pepe, l'origano, il peperoncino. Basta così. Perché deve essere piccantino. Ecco, facciamo andare un paio di minuti. Eccoci, sono passati 2-3 minuti. Aggiungiamo i nostri pomodori pelati. Con una palettina puliamo bene, perché ce n'è ancora tanto. Poi aggiungiamo il sale. Così. Mescoliamo e appena tornerà il bollore faremo cuocere all'incirca 5-7 minuti. Dopodiché vi faccio vedere. Eccoci, dopo 5 minuti che bolliva il nostro sughetto, mettiamo le nostre alici. Eccoci, mettiamo un altro pizzichino di sale. Facciamo così perché non dobbiamo toccarle. Copriamo 20 minuti. A tra un po'. Eccoci, dopo 10 minuti levate il coperchio e fate andare ancora 10 minuti sobbollendo, vedete, piano piano, perché si deve asciugare. A tra un po'. Eccoci, vedete? La mia zuppetta di alice è pronta, velocissima da fare, andiamo a impiattare. Eccoci, la mia zuppetta di alici piccantina è pronta. L'ho già messa nel piatto, nel frattempo avevo preparato della polentina, quella istantanea, adesso gli altri pezzettini che sono rimasti, perché ho fatto una specie di scala, li mettiamo così intorno intorno, che sono proprio carucci. Eccole qua. Vi ricordo che mi trovate anche in Instagram, VispaTeresa08, poi mi trovate alla pagina Facebook, VispaTeresa, poi nel mio gruppo Facebook, La Vispa Teresa, in blogger.com e in Pinterest con le ricette della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio. Ciao, alla prossima!